Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il coordinamento regionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari e il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte hanno ricevuto a Palazzo Lascaris dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e della Giunta Roberto Cota il sigillo della Regione per il 2012. Motivazione: l'opera meritoria prestata in situazione di emergenza di particolare rilevanza e gravità. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Un riconoscimento importante della comunità piemontese a due realtà indispensabili nella nostra regione. Grazie a donne e uomini che ogni giorno lavorano insieme a chi lo fa per professione con una grande passione, con un grande risultato e soprattutto con un ruolo insostituibile. Firmata una lettera d'intenti tra Assemblea regionale e Centro internazionale di formazione. Il documento, sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dalla direttrice del centro Patricia O'Donovan, prevede tra l'altro che Palazzo Lascaris ospiti nella propria sede i corsisti CIFOIL per fornire loro informazioni relative all'attività istituzionale ed economica della regione. Dario Arrigotti, ITC ILO. Grazie a questa iniziativa i nostri gruppi hanno la possibilità di frequentare le istituzioni piemontesi e di ricevere, come si dice in inglese, un briefing molto accurato sulla importante realtà piemontese. La strage della Benedicta dell'aprile 1944 fu un'esecuzione sommaria di partigiani appartenenti alle formazioni garibaldine, compiuto da militari della Guardia Nazionale Repubblicana e reparti tedeschi nella località di Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio. Per ricordare i fatti si è svolta ad Alessandria una serata organizzata in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Andrea Foco, Presidente Associazione Memoria della Benedicta. L'occasione per presentare i lavori che si sono svolti nel parco e nel sentiero della pace nel recupero delle cascine e i lavori che si stanno svolgendo per il centro di documentazione. Visioni piemontesi, paesaggio e architettura in 100 anni di fotografia e la mostra visitabile fino al 29 marzo a Palazzo Lascaris. 55 fotografie scattate dal 1860 al 1960 da maestri come Riccardo Peretti Griva e Secondo Pia, autori anonimi, raccontano il Piemonte di ieri da vedute aeree a scorci di territorio, a scene di costume e società. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12.30. Nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte si può vedere la mostra Fogli botanici, le famiglie della flora d'Italia nell'erbario di Alfonso e Adassella, nelle fotografie di Angelo Garoglio, curata dalla sezione di botanica del Museo regionale di Scienze Naturali. La rassegna è visitabile fino al 10 aprile. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.